Il karma è incredibilmente stupido. C'è un modo semplice per fare in modo che se la prenda con la persona sbagliata. Quando si diventa patero si rinuncia a tutto, anche la propria identità. Un nuovo volto e la possibilità di ingannare perennemente il karma. Chi è quella? Cambiate anche il suo nome! Stai scherzando, vero? Ho avuto poco da lamentarmi quando mi hanno dato questo nuovo volto. Le torture mi avevano comunque ridotto ad un collaborato. E Annabelle Walsh non era poi una così brutta ragazza. I Karma Patrol sono questo. Individui con un'identità che non è la loro. Per diventare Patrol, come sai, bisogna passare la fase di depurazione. Essa consiste nelle torture e nel cambio di identità. Eitan utilizza la scusa dei volti riconoscibili a causa delle torture per fargli rimettere a nuovo. La chirurgia viene svolta senza troppe domande. A quel punto si può uccidere chi si vuole senza problemi. Il karma in quel caso non agisce, si confonde. Si chiede chi sia realmente il colpevole, ma non lo sa. E non sapendolo, se ne sta buono. Divertente, non trovi? Ti viene da chiederti cosa sia e come funzioni questo karma. Forse neppure Eitan lo sa con precisione. Anna, dov'è Anna? Florian, Annabelle Wozel è morta. E sono stata io a ucciderla. Non c'è posto per due Annabelle Wozel. Tu hai fatto cosa? Eitan vuole un lavoro pulito. Quando Annabelle è morta, nessuno si è accorto di nulla. Così ho potuto prenderne il posto senza generare sospetti. Così almeno credevo. Invece qualcuno si è accorto di tutto. Bennett Wozel. Ecco perché è cambiato. Ecco perché ha cominciato a bere e a trattare male mia sorella. Sei stata tu a renderlo così. Tu, che diavolo sei? Piccola notcosa, allora, la tipa Kilborn di prima è forse non è sua madre, è sua sorella. Mi sono sbagliato nell'episodio precedente. Ops. Tu hai ucciso tuo padre dando invia a tutto questo. Tu sei andata a Dog Refuge e hai cominciato a farti un nome come assassina. Io non l'ho ucciso, sono stati Wozel. Ti hanno aiutato a Brandelli. Quando tu hai mandato al monte il suo piano per catturare Annabelle Wozel. Tu l'hai ucciso, sì, ma l'hai fatto indirettamente. Vorrei sapere anch'io come muovermi così velocemente, ma forse non si può. È rischiato grosso, sai? Potevi farti scoprire dal karma. Merda! Cosa pensi di fare ora? Cercare di ingannare il karma con me? L'hai fatto per troppo tempo e ti ho già avvertita una volta. La tua piccola crociata contro il destino termina qui. Ultimo inganno, episodio finale! Non c'è la mappa, e come faccio a ucciderla? Ciao! Ah, anche lei spara! Bene, siamo messi benissimo. Sparatoria. Finché non trovo un modo per ucciderla ingannando il karma, devo evitare di farmi beccare. Devo ripararmi quando sento che sta per sparare. Ok, alziamo il volume. Ah! È sparita! Ah, vai su. Questo lo devo girare, immagino. Ciao. Cosa? Ero dietro teoricamente. Vabbè, no, ok, no. No, vedo arma. Cambia arma, perfetto. Dannazione, non è morto nessuno. Qui, non vedo nessuno, perfetto. No! Ma non può beccarmi da lì! Posso ucciderla con le mine teoricamente, eh? Ops! Insomma! Ah! Una mina! Sono sopravvissuto! Grazie alle mine! Però devo dire che è un po' ritardata quella tipa, perché dice pistol! Non può direttamente sparare senza dire niente, così mi uccide sul colpo. Ma no, lei vuole fare la figa. Cioè, pistol! Una roba simile. Non ha senso! Due morti! No, mi sono la mina! Tipo il binocolo di una volta. Fuoco! Potevi mandarlo sul fuoco? Ehi, cosa mi dice che potrei ucciderlo?
L'ho ucciso. No, questo no. Prendi questa mina in faccia. Uffa. Ah, mi sono colpito da solo. Non c'è un genio più genio di me oggi. Stavolta ti sconfiggerò. Non la farai liscia. Anche perché io l'acqua la bevo frizzante. Non, come ha fatto a non vedermi? Come? Forse la maschera l'ha messa male e gli ostruisce la vista. Può essere. Se non fosse un passo più in alto potrei ucciderlo. Oppure gli passo direttamente dietro. Ciao. Sono una specie di sale di minioni. Probabilmente devo andare in alto. Che malvagio, mi fa esplodere le mine in faccia. Un'altra cama patrol, ok, lo spero anche quello. Cosa è successo? Dietro gli armadi. Momento dello scontro finale. Sei in trappola. Si potrebbe dire lo stesso di te. Ma a differenza tua, io posso uccidere senza pormi troppi problemi. Questa non viene condizionata dal karma, sono in netto svantaggio. Se non ne penso una da qui, non esco viva. Devo farlo, questa ingannatrice deve morire. Senza di me cosa potrà fare Mary? Non lascerò lei e Juno in balia del Dog Refuge in attesa di diventare carne da macello. Hai intenzione di farti vedere, sì o no? Forse ha ragione, ho rovinato la vita a mia sorella. Forse lei starebbe meglio senza di me. È vero, l'ho ucciso io. Un attimo, come fa a saperlo? Tutte le famiglie sanno della caduta di Kilborn, ma i dettagli? Addirittura sapeva che ero stata io a mandare a monte il piano di cattura di Anna. Era lì, non posso fare a meno di pensarlo. Ma è una parola, c'erano un centinaio di persone. Ma lei sa che ero stata proprio io ad eliminare l'uomo dei Jaikowski. Beh, in fondo è una cosa che spiegano tutti. La figlia di Kenneth Kilborn non passava certo inosservata. Era il modo in cui me l'ha detto. C'era rabbia, c'era rancore nelle parole dell'ingannatrice. Mi sto stancando, Florian. Se non uscirai tu allo scoperto, verrò io a prenderti. E sapeva che ero fuggita a Dog Refuge. Non può essere, no. Io mi rifiuto di crederlo. Sembra assurdo, ma mi viene in mente solo una persona. Allora, questi sono i momenti in Phoenix Wright dove praticamente c'è il giudice che ti chiede: ah, allora qual è questa persona? E tu guardi tra tutte le persone, dici una e dici take that. Aspetta, vediamo se riesco a indovinare. Cioè, praticamente no, vediamo. Vendicherò mio padre e grazie a Rivers e agli uomini di Ethan porrò fine a questa brutta storia. Riavremo la nostra dignità e la nostra vita da persone civili. Sai quella sarà la prima cosa che farò, Flo? Quando avremo pieno controllo sul Rolzara? Darò il suo Dog Refuge, questo posto di cani e demoni. Tutti coloro che mi hanno privato di una vita normale periranno. Prima Anna, ora tu e poi tutti gli altri. Non mi lasci altra scelta. Avresti dovuto ascoltare i consigli che ti avevo dato al Dog Refuge. Avresti dovuto smettere di uccidere. Verrei punita dal karma, come è giusto che sia. No, sono io che ti punirò. Ah, hai perso un punto vita. Ah, ben ti sa. Come faccio a pararmi da qui? Perché non posso pararmi dietro quel barile? Sali, brava. Ed esplodi bellamente. Mi va a coltellare, cosa? Aiuto! Va bene, coltellami pure. Ma esplodi bellamente, grazie. Ehi, sono qui, seguimi, sono qui, brava. No, no, da questa parte lì c'è il barile, ti... Brava, vieni qui. Perfetto, no, ci sei quasi, ce puoi fare, sì, brava, bravissima. No, si è teletrasportata. Aspetta, come fa a teletrasportarsi? Brava, vieni, brava, ci sei quasi. Bam, kaboom. No, 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 brava, brava, brava. Aspetta, adesso che sono finiti esplosivi, come faccio a colpirla? No, davvero, come faccio a colpirla adesso che ho finito lì? Le mine! No! Qui devo essere sicuro da tutto. No! Cosa? Non sono sicuro. Sali, brava. Se ti faccio una bella sparata dritta per...
Se mi segui, però aspetta, ci avrei le mine anche se vuoi. Oh, è esplosa. Bam, è esplosa due volte. Bam, è esplosa tre volte. Bam, è esplosa cinque volte. Pentakill. Cioè, tecnicamente non sarebbe una pentakill perché ho ucciso solo una persona, ma visto che l'ho uccisa cinque volte, sì, ci potrebbe stare. Clerica. Lei è clerica? Chi è clerica? Sei contenta adesso, Flo? Prima mi hai portato via papà, poi la mia vita. E ora? È per questo che mi volevi morta? Volevi uccidermi per questo motivo? Per colpa tua? La fuga del teatro? La morte di papà? Ci siamo messi a correre senza mai voltarci, senza mai chiederci dove stessimo andando a finire. Sei andata a far parte degli scagnozzi di Ethan? Non subito, mi catturarono i patrol. Ethan deve avere quelle armi, deve avere tutti gli uomini possibili. Questa guerra deve avvenire, dobbiamo dare un futuro migliore ad Adnan. Se non avessimo perso la guerra precedente, non saremmo in questa situazione ora. Tu e Anna stareste cantando sopra un palcoscenico e io avrei ancora papà accanto. Ascoltami attentamente, devi smettere di continuare. Finora abbiamo dato per scontato di riuscire a ingannare il karma. Pensaci un attimo, guardami. Ma morire per mano tua, per mano di mia sorella, è qualcosa che mai avrei creduto potesse succedere. È il karma che sta ingannando noi. Non è stupido, è malvagio, è perverso. Flo, fallo per Mary. Non uccidere più. Chi? Ah! Ciao, come butta? È stato Chris? Sì, ci ha trovati e ha sbloccato le porte. Tra quello e la corrente che è andata a quel paese, tutti gli altri assassini sono riusciti a liberarsi e a sorprendere i patrol. Sono riusciti a scacciarli. Sai, Annabelle mi ha parlato dei Karma Patrol e... so cosa sono, e sono venuta a conoscenza anch'io. Individui che rubano l'identità altrui per poter plenamente girare il karma. Ti sei già occupata di Annabelle, vedo. Belle sta. Vuoi una sigaretta? E finale con i fuochi d'artificio, o almeno i fuochi di sigaretta, quello che è. No, abbiamo finito le sigarette, mi spiace. E Annabelle Wozel è morta, assieme alla minaccia dei pastor per ora. Per ora, hai detto bene. Che ciò che è accaduto oggi ci sia di lezione. I pastor non sono uno scherzo, smantelleremo questo QG. Dobbiamo trovare una base che dia meno nell'occhio. Quindi, si riprende? Sì, riprendiamo. Ne avremo bisogno. Abbiamo lavorato sodo per arrivare dove siamo ora. E ora abbiamo i mezzi e le conoscenze per poter ingannare il karma e fronteggiare il Karma Patrol. Yukitan però ha l'aria di essere un nemico decisamente pericoloso, Flo. È completamente fuori. Vuole una guerra su scala mondiale. Già, ma non avverrà. Questa è la nostra strada, non ci sono dubbi a riguardo. Né il karma né Ethan potranno impedirci di percorrerla. Porta una notizia sensazionale, sorellina. Indovina la mitica e sensazionale Florian Kilbone cosa è riuscita a fare. Un lavoro, ho trovato un lavoro. Non è fantastico, un lavoro, Mary. Ah, ci sei riuscita. Chi ti ha assunto? Un bel lavoro d'ufficio nella Frua Inc. Facciamo rapidamente occulti assassini? No, l'idea è quella. Bentornati in famiglia. E ora hai da fare? Potessi tenere d'occhio Juno? Perfetto, ti ringrazio. I pannolini sono in bagno, sulla mensola sopra la lavatrice. Ma io sono sicuro che te la caverai. Altrimenti te la vedrai con me quando torno. Ehi, come assassino proprio sei il massimo, ma con babysitter fa... sarà divertente. Pronto? Come è andata con tua sorella? Molto bene, davvero. Abbiamo un contratto, uno parecchio importante. Questa è cara da macello che frutta parecchio. E diceva di aver smesso. Avevo ragione io. Perché prendo sempre la D? Sembra che sia finito. Peccato. Un gioco di Old Pat, creato per il Short King Contest II. Sono i titoli di coda più corti che abbia mai visto. Dopo i miei. Ah, ok, no, non era finito. Sembrava strano. Ah, ecco, musica da Phoenix Wright, ci avevo scommesso. Beh, sarei quindi contento di giocare il prossimo gioco che uscirà di Karma Flow. Florian,
Mi senti? Sono io, Chris. Qualcosa non va? Beh, ecco, come posso dire... C'è Marty che ti vuole incontrare. Ha qualcosa di importante da dirti. Non vorrà fare un appuntamento con me, spero. Mi ha detto di dirti di incontrarlo a Dog Refuge. Ma solo se dimostrerai di essere un sicario realmente capace. Ha parlato di completamento. Qualcosa del genere. Quando ti riterrai abbastanza capace, cercherò Dog Refuge. È buono. Quindi il gioco è finito, ma non è finito, perché dover cercare Marty Rivers a Dog Refuge, quindi... Percentuale di completamento 46%, non è niente. E qui è finito il Karma Flow. Se il gioco vi piace lo trovate in descrizione. E puoi provare a completarlo al 100%, io non sono arrivato nemmeno a metà. Verso la fine si vede appunto che molto probabilmente ci sarà un sequel, quindi aspetto con trepidazione il prossimo. Ci vediamo tra qualche giorno con il prossimo gioco!